Lo sport rappresenta ormai una parte molto importante della mia vita perché ormai sono 17 anni che faccio gare ed è una parte che mi ha insegnato molte cose, mi ha fatto crescere come persona, come atleta e come uomo e ha contribuito a formare il carattere che ho adesso, la persona che sono adesso. Ho iniziato a nuotare quando avevo 3 anni, i miei genitori mi hanno portato in piscina quando ero molto piccolo e da subito mi è sempre piaciuto molto e quindi ho deciso di portarla avanti e poi da una semplice attività magari più riabilitativa e ludica è diventata una vera e propria carriera sportiva. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state di sicuro la mia famiglia, che mi ha aiutato a intraprendere questo percorso nei primi anni e poi tutti i miei allenatori che ho avuto nell'arco degli anni, sicuramente Federica Fornasero, che fa parte anche dello staff tecnico nazionale, è stata la mia prima allenatrice e quella con cui ho ottenuto le mie prime vittorie e sicuramente anche il mio allenatore attuale Moreno Daga. E anche le varie società con le quali ho gareggiato. Ma del mio sport mi piace molto le sensazioni che ho quando entro in acqua, la sensazione di libertà, di leggerezza che ho la possibilità di provare solo quando sono in acqua, appunto. E non mi piace del mio sport, ma non c'è una cosa che non mi piace, anche quando si è stanchi durante l'allenamento oppure e quando non si ha voglia magari di nuotare, soprattutto la mattina presto con l'acqua fredda, e cerco sempre di trovare e di recuperare gli stimoli giusti per affrontare anche queste cose che possono essere un po' più difficoltose. Come atleta di riferimento non ne ho uno in particolare, ma mi piace molto Michael Jordan, soprattutto per il suo spirito competitivo, la sua determinazione, la sua cultura del lavoro e la sua voglia di porsi sempre obiettivi ogni volta più importanti, la determinazione nel raggiungerli. Se non avessi fatto l'atleta, avrei fatto l'ingegnere, che poi alla fine è anche quello che di fatto ho fatto, perché sono riuscito a portare avanti entrambe le carriere, quindi sicuramente se non avessi fatto l'atleta avrei fatto l'ingegnere a tempo pieno, cosa che spero di fare una volta terminata la mia carriera sportiva. Una volta terminata la mia carriera sportiva, mi piacerebbe, ed è quello che ho intenzione di fare, proseguire la mia vita professionale come ingegnere. Infatti io sono laureato in ingegneria meccanica e sicuramente mi dedicherò al mio percorso professionale. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi è sicuramente il podio alle Paralimpiadi di Rio, le 2 medaglie d'argento che ho vinto alle ultime Paralimpiadi, però spero che ne verranno di più belli a Tokyo, insomma. Prima di una competizione ho dei ritmi che ripeto, cerco di ripeterli ogni volta allo stesso modo, non è proprio una vera e propria scaramanzia, non ho oggetti particolari, ma mi piace fare e tutte le varie fasi di preparazione a una gara allo stesso modo, mettere la cuffia, mettere gli occhialini e il costume sempre allo stesso modo. E sono cose che ormai faccio da tanti anni e che preferisco fare sempre allo stesso modo. La notte prima della gara, delle gare importanti, per fortuna adesso con l'esperienza riesco abbastanza a dormire tranquillamente. Cerco di non pensare troppo a quello che dovrò fare il giorno dopo, però è una cosa molto difficile da fare e quindi cerco di stare tranquillo, di ripetere le varie cose che devo fare, di ripassarmi a mente la gara che devo fare e poi di rilassarmi pensando ad altro in modo da addormentarmi il più tranquillamente possibile. Quest'ultimo anno di pandemia, come per tutti, insomma, non è stato facile neanche per noi atleti, per me in particolare. Io ho avuto la fortuna che la piscina dove mi alleno ha potuto riaprire, quindi ero comodo, nonostante le condizioni e le misure, insomma, rendessero un po' più difficoltoso allenarsi.
e sono convinto però che lo sport possa dare un grande contributo perché sia un simbolo di ripresa e dopo appunto questo periodo molto difficile per tutti. La vittoria ai giochi la dedicherei sicuramente alla mia famiglia e ai miei amici che purtroppo non potranno venire a Tokyo. E sicuramente una parte molto importante la dedicherei al mio allenatore perché questi ultimi anni sono stati molto impegnativi sia per me che per lui, insomma, e quindi sicuramente è una componente molto importante nel mio lavoro. Non ho un avversario in particolare che temo più degli altri, ma siamo in tre che abbiamo più o meno gli stessi tempi alla partenza, quindi siamo in tre sulla stessa linea e per cui io temo gli altri come penso che anche loro temano me, quindi ce la giocheremo tutti e tre. C'è un avversario in particolare, un ragazzo greco, Karipidis, con cui ho fatto amicizia, è molto simpatico, per cui mi piacerebbe magari andare a cena con lui una volta. E sicuramente da bravo italiano gli preparerei un bel piatto di pasta oppure una pizza che non si sbaglia mai. A me piace molto viaggiare, quindi ho già una lista di mete per i viaggi per il dopo Tokyo, quando si potranno fare in sicurezza. E in cima alla lista c'è sicuramente la Nuova Zelanda e poi anche New York mi piacerebbe molto da visitare. Ma in un ipotetico talent, non lo so, non ci ho mai pensato. So che forse di sicuro non farei il canto, però non saprei un'altra specialità dove dilettarmi. Di serie TV preferite ne ho tante, perché guardo molto spesso Netflix. E di sicuro Lucifer è una delle mie preferite. Sì, ce ne sono tantissime che non mi ricordo neanche un'altra da suggerire, però Lucifer è veramente mi piace molto. Sicuramente nella mia playlist che ascolto prima delle gare importanti non manca mai Lose Yourself di Eminem, è una canzone che mi dà una grandissima carica. La parola resilienza per me significa resistere nonostante tutte le varie difficoltà che la vita può metterci di fronte. E le difficoltà esistono e non ci si può fare niente. E essere resilienti vuol dire trovare dei metodi, delle soluzioni per affrontare al meglio e per raggiungere, nonostante tutto, quello che ci siamo prefissati, nello sport come nella vita in generale.